Buonasera amici della Mondo Futsal TV, siamo in collegamento dal Meucci di Aprilia da Emanuele Tegon e Gianfranco Marcello per la quindicesima giornata di Serie C2 Calcio a 5. Oggi si sfideranno Eagles Aprilia contro Eur Aspetta il Massimo, fischio d'inizio che arriva in questo istante. L'Eagles è in possesso Arriva di la palla con palla. Galvè. Pallone adesso per Scaduto con il tacco, bene per Galvè che sfiora il palo, la sinistra ancora Fusco. Trova il passaggio, chiude bene qui Giattini, la traversa dell'Eur Massimo che va vicinissimo al gol. Ancora Abate, entra nel rigore, chiuso da Gentile, regolare. Adesso c'è contropiede da parte dell'Eur Massimo, Galvè sulla destra per Gentile e Masullo. Che risposta! Questa rimessa laterale per l'Eur Massimo che qui sfiora il gol ancora con Gentile. Queste prime difficoltà della partita, adesso un gol mangiato clamorosamente da parte di Sacchetti. La battuta affidata a Galvè, pallone dentro, respinto, poi la conclusione da parte di Scaduto. Riprende la palla ancora Ligozza con Fulco sulla sinistra, conclusione che sfiora il palo. Quindi Abate ha la battuta, trova dietro Sacchetti, la conclusione che spacca la porta e trova il vantaggio con Sacchetti dell'Eagles. Fischia adesso Cristea, parte Fulco. E la parata da parte immanente, arriva Sacchetti alla ribattuta che va a firmare il raddoppio, doppietta per lui. Quindi Galvè, Rossi, passaggio centrale per Galvè, il pallone che passa Galvè, Masullo esce e va a chiudere ancora. Di seconda, tocca adesso Gentile con la punta del piede, Masullo respinge con la gamba. Gentile, porta adesso, conclusione, Masullo respinge. Grande parata da parte di Masullo. Galvè, sfida Bucè, ancora Galvè, pallone lungo per Galvè, pallone buono, Galvè davanti a Masullo e sbaglia qui. Si appoggia poi a Scaduto, pallone centrale per Rossi, messo giù qui e c'è il rigore. Quindi Gentile contro Masullo, parte adesso Gentile e la rete accorcia le distanze, l'Eur Massimo su calcio di rigore con Gentile e rientra nel match. Però il numero 11 dell'Eagles, quindi ancora l'Eur Massimo, Scaduto dentro per Rossi ed era buona, trova Rossi, Rossi prova antenna di rigore, trova Gentile sulla sinistra, Gentile nel rigore, conclusione e va a pareggiarla l'Eur Massimo con Gentile. Ancora Scaduto inseguito da Sacchetti, per passaggio chiuso ancora da Sacchetti la conclusione e colpisce l'incrocio dei pali, la mette centrale per Sacchetti che riconquista la sfera, Sacchetti e il pallone che sfiora la traversa, la toccherà. Lo schema, la conclusione di Racioppo, respinge Manenti con il petto praticamente. Racioppo, conclusione respinta, quindi Abate, sasso di spalla, Abate, la conclusione, Castelpietra la stava toccando in rete. Maricelli la gira ancora per Scaduto, Scaduto lancio lungo per la medica che riesce ad andare poi alla conclusione. Quindi Manenti ancora lungo con le mani per Gentile, la sponda di testa, di rigore per Barricelli che spreca tutto. Parte adesso Abate, arriva il fischio. Abate, la parata da parte di Masullo, la parata da parte di Masullo. E su questa azione finisce qui il match 2-2 quest'oggi al Palameucci. Un saluto telespettatori da parte di Emanuele Tegon e Gianfranco Marceddu, appuntamento al prossimo match.